L'ingegner Gianfranco Lopane è candidato per il Consiglio regionale pugliese con la lista con Emiliano a sostegno ovviamente del governatore uscente. E allora Lopane, tanti i temi da affrontare, le problematiche da affrontare nella prossima consiliatura. Parliamo di infrastrutture davvero essenziali per lo sviluppo di Taranto e della sua provincia. Beh, assolutamente il tema delle infrastrutture e dei trasporti sarà uno dei primi argomenti su cui cimentarsi per cercare di dare una spinta anche a una situazione della nostra provincia che segna ancora alcune criticità, sia per quel che riguarda il versante occidentale, quello della Terra delle Gravine, sia per il versante orientale. Quando ho iniziato l'esperienza amministrativa da sindaco, quasi 10 anni fa, il primo progetto con cui mi sono dovuto cimentare è stato quello della Brada di Cosalentina. Dopo 10 anni questo progetto è ancora fermo, ma è fermo da molto di più, da quasi 32 anni. È un tema su cui ci si dovrà impegnare fino in fondo, così come ci si dovrà impegnare sul tema della viabilità della parte occidentale della provincia, la strada statale 7, il raccordo con l'autostrada, la strada statale 100 all'altezza di Mottola, ma anche il congiungimento con le marine, che dovrebbero essere volano di sviluppo per l'economia turistica di questo versante. Credo che su queste tematiche ci sarà molto da dire e da fare, e soprattutto da attirare l'attenzione e gli investimenti della Regione Puglia su un sistema di trasporti che ancora segna il passo. Su questo poi ci dovranno essere le grandi opportunità che vengono dal porto e dalla retroportualità, perché crediamo che intorno a questo argomento si stia davvero avviando una fase nuova, anche con l'insediamento di Hillport, ma bisognerà ancora cercare di coniugare e di mettere appunto la rete dei trasporti e delle infrastrutture a servizio dell'economia locale, quindi a servizio dell'agricoltura, a servizio del turismo, a servizio della sicurezza dei cittadini, che è un tema assolutamente importante.